Ciao a tutti, siamo sullo Skydeck Eureka Skydeck. Eureka Skydeck 88 di Melbourne. 88 perché ha 88 piani. Sì. E è alto 300 metri. Un po' di informazioni di servizio così. L'ascensore fa... aspetta, l'ho letto prima. 9 metri al secondo e sale 88 piani in meno di 40 secondi. E un sacco di altra roba, tipo che ci sono due gigantesche taniche d'acqua da 300.000 litri l'una per tenere ferma la torre, se no balla tutto. E non lo so, che altro? Wow. Non lo so, io so che l'ascensore sale e ti senti abbastanza schiacciare a terra, mentre quando l'ascensore si sta per fermare in alto è tutto... ecco. E ti si tappano le orecchie. Ti si tappano le orecchie, un casino. Insomma, arrivi in alto, c'è una vista spettacolare. 360 gradi più o sì, meno. Sì, si può girare tutto intorno. C'è anche lo ledge, che è un cubo di vetro trasparente che esce fuori verso il nulla, tu vedi sotto tutto. Che però non vi possiamo far vedere perché dentro non si possono fare le foto. Esatto. Un'altra cosa interessante di questo edificio è che le vetrate degli ultimi 10 piani sono placcate in con oro 24 carati, giusto così, per farlo brillare un po'. Ci sono questi tubi che sono praticamente dei cannocchiali, in realtà cioè non sono dei cannocchiali, semplicemente se voi ci mettete l'occhio sopra vi indirizzano lo sguardo in alcuni punti di interesse. I costi non ce li ricordiamo, ve sì, li mettiamo... 18,50 euro per gli adulti, con la carta del poli ci hanno fatto lo sconto studenti per fortuna, quindi abbiamo pagato soltanto 14 a testa. Ledge costa un supplemento di non mi ricordo quanto... 12 mi pare, sì. 12 dollari. Non euro, hai detto euro fino adesso. Ah giusto, tutto in euro, tutto in dollari ovviamente. E okay. Basta. Gli orari d'ingresso sono dalle 10 del mattino alle 10 di sera e noi abbiamo scelto di venire all'ora del tramonto appunto per vedere la città di giorno, al tramonto e poi la notte. Quindi controllate qual è l'ora del tramonto quando venite voi e venite un'ora prima, in modo da poter vedere anche voi le tre fasi della città. Se volete vedere il tramonto dall'Eureka Skydeck, preparatevi a una folla assurda che davanti alla vetrata ovest si mette a fare le foto e i video. So che abbiamo un canale di viaggio e vi facciamo vedere tanti video di tante cose, quindi anche noi documentiamo praticamente tutto. Ma non so, io personalmente che non faccio i video e quindi mi godo le cose mentre succedono, trovo un po' triste a volte vedere tutte le persone che guardano le cose attraverso l'obiettivo al posto di godersele sul momento. Poi, boh, non lo so, fate voi. E con questo messaggio vi salutiamo, ma prima vogliamo sapere con un commento su YouTube voi come vivete il vostro viaggio, se attraverso i vostri occhi o attraverso quelli della vostra fotocamera. E a proposito di fotocamera, potete schiacciare su questa bellissima immagine per guardare il nostro video che abbiamo fatto, il timelapse del tramonto dallo Skydeck. E speriamo che sia venuto bene, perché abbiamo la GoPro e quindi non ha lo schermo e non riusciamo a vedere cosa stiamo guardando. Prima o poi ci attrezzeremo anche con le nuove tecnologie. Comunque per questo video era tutto, se vi è piaciuto mi piace come al solito e le condivisioni aiutano sempre a salvare i tappi di bottiglia indifesi. O forse no. Vabbè, ciao!